dopo oltre 5 ore di discussione, finalmente è stato approvato il bilancio. E diciamo 8 voti favorevoli da parte della maggioranza e 6 astensioni. Chiediamo al consigliere dell'opposizione il perché di questa astensione. Allora, noi intanto ci siamo astenuti perché, come abbiamo più volte detto, collegato a questo bilancio vi è finalmente e veramente, dobbiamo dire, un iter che riguarda la stabilizzazione dei nostri precari. Pertanto è un atto, come dire, politico che noi rivolgiamo alla loro attenzione. Dal punto di vista politico, lo abbiamo detto anche nel dibattito, abbiamo bocciato il bilancio perché continua ad essere un bilancio fatto di sprechi e soprattutto è un bilancio che non è condiviso con l'opposizione, che dal nostro punto di vista rappresenta anch'essa una parte della città importante e insieme a tutto il Consiglio Comunale rappresenta la totalità dei cittadini pattesi. Ecco, diciamo che con questa approvazione ovviamente si è fatto un passo avanti verso la stabilizzazione dei precari, o no? L'ho appena detto, oggi finalmente e realmente è partito l'iter per la stabilizzazione. Manca adesso il consuntivo 2018 perché è un altro atto propedeutico alla stabilizzazione e poi si potrà procedere con i contratti così tanto richiesti. Ecco, vediamo qui se è possibile anche con Natalia Cimino. 6 astensioni, compatti, perché? Perché siamo un'opposizione unita, a differenza di quello che sostiene qualcuno, noi siamo una forza unita, a differenza anche della maggioranza, che ha dimostrato in questa occasione che probabilmente qualche difficoltà interna c'è. Sui emendamenti che sono stati bocciati. Mi dispiace, perché come ho detto anche in aula, hanno sempre parlato di collaborazione, di coinvolgimento, di allargamento e cose varie, e a maggior ragione, proprio perché non hanno oggi la maggioranza, era un atto quasi dovuto proprio nei confronti di questa opposizione. Come ho precisato, mentre solitamente il bilancio veniva presentato a dicembre, quando era difficile programmare, era inutile fare degli emendamenti, in questa occasione, considerato che è stato presentato 4 mesi minima, questa opposizione ha ritenuto opportuno, anche per una partecipazione attiva al bilancio, presentare degli emendamenti. Anche in questa occasione la maggioranza non ha saputo cogliere l'atteggiamento propositivo e collaborativo di questa opposizione e sono estremamente dispiaciuta. Un bilancio che segna un disavanzo di amministrazione con debiti, con anticipazioni e con sprechi, ha trovato l'astensione da parte di tutta l'opposizione nella seduta di oggi. Il nostro voto per questi motivi, per i gravi sprechi delle risorse pubbliche, sarebbe stato sicuramente contrario. Tuttavia non potevamo non tener conto che quest'anno il bilancio è atto propedeutico alla stabilizzazione dei precari e questa è una battaglia che deve essere condivisa e quindi abbiamo consentito a che il bilancio venisse esitato favorevolmente con l'astensione che non è un voto contrario. Voglio ricordare a me stesso che forse questa è la prima volta da 7 anni a questa parte che un bilancio di previsione viene esitato senza neppure un voto contrario. Segno che la battaglia sulla stabilizzazione dei precari che da oltre 25 anni combattono per i propri diritti, per il diritto al lavoro, è una battaglia condivisa da tutti e non permetteremo a nessuno che questo diritto sacrosanto e costituzionalmente garantito venga strumentalizzato da chi che sia. Signor Sindaco, dopo quasi 5 ore di discussione, approvato il bilancio, compatta la maggioranza con 8 voti, compatta anche, nel caso di dirlo, l'opposizione con 6 astensioni. Ecco, cosa significa questa approvazione? Significa avere uno strumento finanziario importante per svolgere e realizzare i programmi che sono stati fatti, sia per quanto riguarda la gestione corrente, quindi la normale erogazione dei servizi ai cittadini, ma anche investimenti nell'interesse della comunità, sia infrastrutturali che di ulteriore programmazione, che potremo fare con maggior tranquillità e maggior calma, avendo ancora 4 mesi fino alla fine dell'esercizio finanziario. Ma significa anche un ulteriore passo avanti in quel percorso che abbiamo tutti condiviso e individuato come irrinunciabile, che è la stabilizzazione del personale contrattista. Manca l'approvazione del rendiconto che contiamo di fare prima possibile,
comunque ovviamente entro la fine dell'anno, in modo da poter completare l'iter con la sottoscrizione dei contratti entro il termine ultimo previsto dalla legge, che è il 31 dicembre, cosa che riusciremo a fare, che faremo a tutti i costi e che credo sia doveroso anche fare nei confronti di questi 92 lavoratori e delle loro famiglie. Ecco, quindi tutto sommato una giornata positiva per la città di Patti. Ritengo di sì, al di là dei toni spesso aspri del confronto tra maggioranza e opposizione, quello che è emerso è comunque la capacità e la volontà di amministrare secondo quelle che sono le possibilità previste dalla legge e, ripeto, di continuare sulla strada che porterà alla stabilizzazione del personale precario.